Allora, questo pomeriggio continueremo nella lettura della prima serie di lezioni che Freud ha tenuto davanti a un pubblico reale, mentre, come si sa, la seconda serie di lezioni è stata preparata come una serie di conferenze da tenere davanti a un pubblico, però queste conferenze non sono mai state realizzate nella pratica. Comunque, quello che più è importante è che la prima serie di lezioni ha ovviamente delle caratteristiche che devono essere tenute ben presenti, a differenza dell'altra serie di lezioni, perché queste due diverse serie, la prima serie e la seconda serie, stanno tra queste due serie c'è, per così dire, una sorta di spartiacque che è rappresentato dalla famosa opera di Freud dell'io e dell'esse, e questa opera dell'io e dell'esse ha avuto una notevole importanza perché ha dato luogo alla costituzione della seconda, cosiddetta seconda topica, cioè del punto di vista strutturale, dove vengono considerate in maniera sistematica le diverse strutture dell'apparato psichico rappresentate dall'io, dall'esse, dal superio, mentre nella prima serie di lezioni rimane come punto di riferimento la prima topica che consiste appunto nella ripartizione dell'apparato psichico nella sfera dell'inconscio, del conscio e del preconscio. Naturalmente tutto questo ha una certa importanza dal punto di vista teoretico, perché qui non si parla ancora di esse, ma si parla piuttosto di una distinzione tra il conscio e l'inconscio, e anzi molto spesso si parla di due sorte di io, l'io conscio e dell'io inconscio, che quindi appartengono sempre alla sfera dell'esperienza interiore. Non si è ancora arrivati ad una strutturazione sistematica come quella che si trova nella seconda serie di lezioni, che sono successive a questa opera fondamentale che è l'io e l'esse. A parte appunto questa precisazione, dobbiamo sempre tenere presente che in questa prima fase dello sviluppo della dottrina psicoanalitica troviamo le famose formulazioni concettuali che appunto sono applicate sia alla vita psichica in generale, sia alle principali forme di nevrosi che hanno attirato l'attenzione della psicoanalisi nelle prime fasi della sua realizzazione. Quindi in questa prima fase ha molta importanza, come dicevamo, il concetto di inconscio inteso in senso descrittivo, non ancora in senso propriamente strutturale come accade nella seconda topica. Ma questa problematica dell'inconscio assume un'importanza dominante, anzi Freud appare molto preoccupato di precisare sempre come dalla ricerca psicoanalitica risulta indubitabile e incontrovertibile la presenza dell'inconscio come fondamento della psiche. Quindi la psiche fondamentalmente è la psiche inconscia. Su questo Freud insiste molto polemicamente contro i suoi detrattori. In secondo luogo, il fondamento dell'inconscio sarebbe costituito dalle desideri di carattere sessuale. Questo è un altro capisaldo alla quale Freud tiene molto, e che considera sia l'inconscio sia la sessualità come i fattori fondamentali
del conflitto psichico dal quale poi nasce e si genera il fenomeno nevrotico, si genera la nevrosi e si generano i sintomi e quindi nell'ambito di questa impostazione Freud ritiene che ci sia il segreto per capire la genesi di tutti quei fenomeni che fanno parte della psicopatologia e che vanno sotto il nome di nevrosi. E naturalmente poi Freud riterrà che questo tipo di spiegazione possa valere anche per le psicosi, ma le psicosi intese come psicosi endogene, quelle che vengono denominate come ciclotimia e come schizofrenia, ma stabilirà una netta distinzione per quanto riguarda la possibilità di trattamento psicoanalitico tra queste due categorie, perché è nella categoria delle nevrosi che Freud Freud include soprattutto la listeria, la nevrosi ossessiva e la listeria d'angoscia o le fobie, e gli ritiene che il trattamento psicoanalitico possa avere una possibilità di applicazione e di ottenere dei successi, e mentre nel caso delle psicosi il trattamento psicoanalitico non avrebbe alcuna possibilità di applicazione. E in questo naturalmente gioca un ruolo importante la cosiddetta teoria della libido e la teoria del transfert, che appunto vengono tutte teorie che vengono elaborate in questa prima fase della ricerca psicoanalitica, in quanto perché si abbia una possibilità di trattamento dal punto di vista clinico, dal punto di vista pratico, occorre che la libido abbia una possibilità di investimento oggettuale, e questo investimento oggettuale della libido è la condizione perché si abbia una relazione di transfert con lo psicanalista, perché senza questa relazione di transfert sarebbe impossibile poi procedere nel trattamento stesso e nella possibilità di rivolgere poi la libido dai falsi nessi verso gli autentici nessi che devono garantire appunto l'equilibrio psichico. Mentre nel caso delle psicosi la libido assumerebbe una caratteristica originariamente narcisistica, e questo narcisismo della libido impedirebbe appunto la trasformazione della libido da libido narcisistica a libido oggettuale, e quindi renderebbe impossibile la relazione di transfer. Quindi sono tutti concetti che poi hanno importanza sia dal punto di vista dottrinario generale sia dal punto di vista delle applicazioni pratiche per quanto riguarda anche la concezione clinica della dottrina psicoanalitica. Sì, quindi prenderemo in esame la lezione 17, 18 e 19, che riguarda appunto il senso dei sintomi. La lezione 17 riguarda il senso dei sintomi. Già la scorsa volta abbiamo messo in luce come Freud sia stato il primo a dare un significato, una comprensibilità, un senso a tutti i fenomeni della vita psichica. Già abbiamo visto quelli che riguardavano gli atti mancanti, così il sogno, e adesso il sintomo nevrotico, rendendosi conto che mentre le prime, i primi fenomeni riguardavano un'introduzione anche al vero cuore della psicanalisi, parlando di sintomo nevrotico si entra proprio nella centralità della psicanalisi, delle sue scoperte, e per questo anche questa è anche la ragione delle gravi
diffuse opposizioni che la psicanalisi, allora scienza nuova, scienza in fase di affermazione, incontrava, perché come abbiamo detto l'altra volta, la nevrosi e la personalità del nevrotico per la medicina tradizionale, per la psichiatria tradizionale, appunto sono considerate così non oggetto di grande interesse. Il medico ascolta con una certa riluttanza, distrattamente, il paziente nevrotico che comunica tutte le sue, i suoi sintomi, perdendo così, come dice Freud, l'occasione molto importante per entrare in merito anche alla logica interna di questi problemi. La medicina ufficiale parla in questi casi di semplice costituzione nervosa e di ereditarietà, fattori che Freud non nega, avendo anche lui una formazione di carattere così neurologico, però considera questi fattori unicamente delle predisposizioni generiche che non entrano in merito anche alla peculiarità, all'originalità di ogni situazione nevrotica. E quindi egli nota come, nonostante tutto, la psicanalisi abbia ottenuto dei grandi successi già in quegli anni, che riguardavano due veri trionfi, come egli dice: l'isteria, tutte le forme isteriche, le conversioni isteriche e la nevrosi ossessiva. Quindi questi dati sarebbero per lui inconfutabili anche nei confronti dei suoi detrattori. Per quanto riguarda la nevrosi ossessiva, che analizza in questo paragrafo, nota che rispetto all'isteria è forse meno appariscente, perché l'isteria dispone di atteggiamenti più scenografici ed è definita da Freud come una forma invadente, chiassosa, grazie anche a quella conversione tra lo psichico e il salto enigmatico, come gli dice, tra lo psichico e il somatico, mentre la nevrosi ossessiva si comporta più come una faccenda privata per il soggetto. E infatti in genere i soggetti che soffrono di questi disturbi sono anche personalità più chiuse, più portate all'astrazione, anche intellettualmente elevati e sul piano etico tendente a un'iperscrupolosità, una grande correttezza, e quindi questo spiega appunto anche le diverse caratteristiche della loro sintomatologia. Come per quanto riguardava gli altri fenomeni della vita psichica, la legge è sempre la stessa e si nascono da un compromesso tra dei desideri rimossi, che sono considerati inaccettabili dalle istanze dell'io, della personalità razionale, socialmente adattata. Quindi proprio da questo costante conflitto, che peraltro non caratterizza soltanto lo stato nevrotico, ma è una legge interiore, l'essenza stessa della vita psichica, che è proprio in questa originaria conflittualità. Quindi, per quanto abbiamo già accennato, anche la sintomatologia ossessiva, che nasce proprio da un isolamento dei contenuti affettivi, un loro spostamento attraverso la simbolizzazione su altri piani, e quindi il malato, cosiddetto malato, è costretto ad una ripetizione, ad una coazione a ripetere, come si vedrà, estenuante, perché per esorcizzare, per difendersi da questi impulsi che non arrivano neppure alla sua coscienza, è costretto però ad adottare una serie di rituali che possono, dice Freud, essere appunto paragonati a dei gesti scaramantici anche dell'individuo normale, e quindi ripetizioni, complicazioni, tutti cerimoniali che dovrebbero garantirgli
un controllo, una difesa da un pericolo avvertito come imminente e che lui stesso però non sa assolutamente decifrare. Avverte soltanto questa impulsività e questa coazione, questa sensazione di non poter fare a meno di adottare questi sistemi, tutti questi rituali, questi cerimoniali che sono molto sistematizzati, molto, molto precisi, che richiedono per la loro esecuzione una serie di norme stabilite e sulle quali pesa sempre un dubbio, quindi si insinua il dubbio che questi cerimoniali non siano mai stati perfettamente eseguiti e quindi vi è una ripetizione e il soggetto è estenuato perché molte delle sue energie positive vengono ad essere così esaurite in questi gesti che non gli appartengono, ai quali gli stessi non attribuisce alcuna rilevanza perché non viene anche nessun appagamento nell'esecuzione, nessuna soddisfazione nell'esecuzione di questi rituali, anzi essi sono sentiti come appunto dei corpi estranei, dei pensieri parassitari che riducono la sua libertà espressiva. E questi disturbi caratterizzano in particolare certi momenti della giornata di questo paziente. Hanno sempre qualcosa, dice Freud, di individualizzante e qualcosa anche di tipico che consente, giustifica la denominazione di un quadro. E quindi vi sono momenti topici come l'andare a letto, il momento prima di coricarsi e infatti questi noi sappiamo, abbiamo visto anche parlando del sogno, come il momento che precede l'abbandono al sonno sia estremamente importante. L'individuo ha bisogno di questo distacco dalla realtà esterna, dai suoi stimoli, e ha bisogno anche di rigenerarsi attraverso un sonno che, a differenza di quanto si potrebbe credere, è proprio custodito anche dal sogno. Però è un momento sempre in cui il suo controllo deve essere sospeso. E quindi questo si può spiegare come si accentuano e si moltiplichino questi rituali per la personalità affetta da nevrosi ossessiva. E quindi questo sarà un grave turbamento per la vita del paziente, anche quella dei familiari. Invano gli potranno dire di fare a meno di questi giochetti, di questi inutili gesti, questi infatti Freud dice anche che neanche la più sbrigliata fantasia psichiatrica avrebbe potuto inventare una serie di gesti così bizzarri e così destituiti da ogni comprensibilità. Questo è quanto già il malato dice a se stesso e già vive questo avvilimento di non riuscire a far emergere una libera volontà nei confronti di questi impulsi, avverte così in modo confuso questa scissione che però non sa spiegarsi. Altri momenti molto delicati sono quelli del vestirsi, del prepararsi per uscire, del lavarsi, in particolare i lavaggi diventano appunto delle azioni coatte, come dei cerimoniali di purificazione che non seguono le regole di una profilassi igienica razionale, ma appunto non sono mai facilmente esauribili. E così l'uscire, anche qui abbiamo una combinazione tra sintomi dell'isteria e quelli della nevrosi ossessiva. Freud dice che la psichiatria tradizionale si è limitata alle terminologie, a dare un nome a questi vari sintomi, quindi vi sarà l'agorafobia, la claustrofobia, vi sarà il paziente che teme, che vede accentuarsi questo stato di angoscia, come la misteria di angoscia, ma che si complica poi i contratti ossessivi, negli spazi aperti, chi negli spazi chiusi, chi avverte più ansia se esce da solo, chi invece non vuole essere accompagnato, chi si sente più tranquillo in luoghi affollati, chi invece in luoghi
deserti, eccetera. E comunque appunto ciò che sempre si nota è questa polarità che caratterizza la vita di questi pazienti, queste due forze che si combattono dentro di lui a sua insaputa, ed egli infatti paragona questi pensieri a degli ospiti indesiderati e onnipotenti che l'individuo deve sempre accogliere e che provengono da una zona estranea e sconosciuta alla sua coscienza, e questo li rende ancora più inquietanti. E la psichiatria tradizionale non può fare altro che riconoscere questi stati abnormi e parla di individui, di soggetti degenerati, quindi all'obiezione che molti di questi soggetti degenerati, è un termine che può sembrare così del tutto negativo, vi sono però dei personaggi eminenti che hanno anche dato dei grandi contributi, hanno mostrato capacità particolarmente elevate, importanti per l'umanità. Molti biografi per pudore non mettono in rilievo questi disturbi di queste personalità, però ad esempio un Émile Zola non esitava a confessare queste strane abitudini di cui aveva sofferto per tutta la sua vita. E si dice appunto questi sintomi si sono strani, però possono essere anche eliminati, e questa è la grande sfida della psicoanalisi. E poi cita due casi che qui accenneremo solo in sintesi. Una signora di 30 anni che ha visto naufragare il suo matrimonio quasi all'inizio, risalente a 10 anni prima, era molto legata al marito più anziano, che nella prima notte di nozze rivelò la sua impotenza, e questo fatto sarebbe rimasto un trauma insuperabile anche dopo la separazione per tutta la vita di questa giovane donna. E attraverso particolari rituali vi sarà sempre un riallacciarsi simbolicamente a questo evento che avrebbe segnato uno spartiacque nella sua vita, e quindi si parlerà, come vedremo, di trauma psichico. Così come una ragazza 19enne che era molto dotata intellettualmente e era affetta da sintomi impressionanti prima di coricarsi, doveva mettere tutti gli oggetti che riguardavano il letto, il cuscino, il piumino in un determinato modo, doveva tenere la porta sempre aperta, la porta verso la camera dei genitori. E quindi attraverso l'analisi si scoprirà che questa giovane aveva sofferto nell'infanzia di un fortissimo complesso edipico che non era emerso, non era stato riconosciuto né da se stessa né dai familiari, e quindi attraverso tutti questi rituali intende anche evitare che possa esservi un rapporto sessuale tra i genitori, dando un significato di maschile e femminile ai vari oggetti e tenendo appunto questa porta aperta come per essere presente e impedire ogni loro congiungimento. E anche qui non si può parlare di vero e proprio trauma, ma perché in quanto anche il complesso edipico fa parte dello sviluppo della personalità normale, però appunto dipende anche proprio qui, l'analisi deve anche riuscire anche a superare il grave ostacolo dell'amnesia infantile, dei ricordi di copertura, eccetera. E quindi, nonostante tutte le tentativi della persona di superare questi problemi, vediamo che egli non può fare altro che continuare al massimo potrà spostare su un altro campo questa coazione, ma senza riuscire a superarla finché il problema non sarà chiarito, e questo è proprio il compito dell'analisi. Quindi anche a proposito di questi, il commento di questi casi, Freud dice gli viene sempre accusato di interpretare in un modo così malizioso e indecente i fenomeni della vita psichica, ma egli dice: non sono io che ho creato questi sintomi, ma io mi limito ad interpretarli, ed è questo necessario. Quindi
dicevamo che questi pazienti mostrano sempre dei tratti comuni con gli altri malati di questa stessa sintomatologia, però vi è sempre anche qualcosa che ha a che fare proprio con l'esperienza personale e quindi che deve essere messo in rilievo, deve essere chiarito. E quindi, a proposito di questi sintomi tipici che fanno parte di tutti quelli che possono mostrare le stesse caratteristiche, lì dice possiamo capirlo anche riferendoci a certe esperienze comuni, universali dell'umanità che si vedono anche nei sogni. Ad esempio, si tratta di sogni come quelli di cadere, di volare, di fluttuare, di nuotare, di essere impediti da qualcosa, di essere nudi e molti altri sogni angosciosi che rilevano forse come delle esperienze ataviche, universali. E questo è uno sfondo comune che viene però sempre ravvivato, e questo è importante, da aggiunti di variabili individualmente che è necessario sempre esplorare. La seconda lezione riguarda la fissazione al trauma e l'inconscio, quindi gli dice per riuscire a capire questa caratteristica della nevrosi ossessiva possiamo fare un parallelo che può servire, essere utile anche se non sono senz'altro la stessa cosa, di queste nevrosi ossessive con le nevrosi traumatiche, che sono le nevrosi da guerra, anche come reazione delle grosse catastrofe, di eventi clamorosi, ed è come se appunto vi fosse sempre una fissazione al momento dell'incidente traumatico, quindi come se qui dà un significato economico tutto questo allagamento di stimoli concentrati, improvvisi, non potesse defluire, non potesse essere smaltito facilmente, quindi richiedesse una lunga elaborazione, come anche nel lavoro di lutto, che appunto per cui è necessario tutta un lento distacco da tutti questi stimoli e fatti che hanno perturbato il senso della propria vita. Quindi questo gli dice con Breuer, fa un riferimento agli anni dello studio con Breuer, delle pubblicazioni riguardo al metodo catartico, dice è stato molto importante, Breuer ed io abbiamo dato questa spiegazione anche delle nevrosi, di tutte le nevrosi, anche perché tutte le nevrosi in qualche modo contengono un aspetto di fissazione che conduce poi al sintomo stesso. E quindi è sempre importante quando si parla di senso di ogni sintomo chiederci da che cosa viene quel sintomo e anche per che cosa è nato quel sintomo. Quindi senso vuol dire causa, vuol dire fine, che convivono anche nella creazione del sintomo nevrotico. Quindi dice Breuer non solo notava che attraverso l'ipnosi era possibile rivivere certi ricordi dimenticati, fare riafferrare la mente attraverso forti cariche affettive legate alla verbalizzazione, consentire il superamento di questi sintomi. Quindi Breuer stabiliva come i processi consci, per quanto dolorosi, per quanto conflittuali, se sono consci non producono sintomi, non formano i sintomi. I sintomi inconsci sono legati infatti al fatto di essere proprio inconsci. Se si riesce a superare, a far superare il soggetto allo stato dell'inconscio, ecco che si ha un superamento e un'eliminazione di questi sintomi. Quindi, infatti, la formazione del sintomo non è altro che un sostituto di qualcos'altro che non ha avuto luogo. E Breuer sottolineava proprio infatti questo fatto che il sintomo nevrotico è qualcosa che è stato interrotto, un processo interrotto che il sintomo esprime, come se ci fosse uno scambio tra quel fatto non avvenuto e desiderato e il sintomo stesso. Quindi questa è la base, la scoperta di Breuer di Freud è la base della terapia psicoanalitica, però gli dice non si può
presentare questo come un processo così semplice, perché in realtà è assolutamente complicato. E dice Frode: io ho una forte avversione per tutte le semplificazioni, credo piuttosto alla complessità e alla multilateralità di tutti i fenomeni psichici. E infatti sì, non sarà facile fare portare il paziente a essere consapevole delle ragioni profonde dei suoi sintomi. Non è il metodo socratico, dice Freud, quello della psicoanalisi, cioè Socrate pensava che attraverso la conoscenza fosse possibile anche raggiungere la virtù, quindi quando l'uomo capiva che cosa era giusto era portato ad attuarlo. Non funziona proprio così per quanto riguarda la terapia psicoanalitica, perché se anche il medico fosse in grado di sapere che cosa ha determinato la nevrosi, e se non lo può, in realtà non lo può, perché lì ha bisogno di ascoltarlo dal paziente attraverso il suo processo, ma se anche per un surrogato lì invece potesse esserne informato dai parenti, da una sua indagine conoscitiva, e lo comunicasse direttamente al paziente, questo non avrebbe alcuna utilità, perché questa è una regola che possiamo anche condividere, no? Quindi non è un fatto intellettuale l'analisi di pura conoscenza, è importante invece portare il paziente a rivivere tutte le cariche affettive che sono collegate al suo conflitto, e quindi egli è sempre protagonista di questo processo, di questo trattamento. Dunque, quindi è importante stabilire come gli uomini si ammalano, come sviluppano i suoi sintomi e come possono appunto anche ottenere, superarli attraverso l'analisi. Quindi abolire le amnesie, riempire tutte le lacune amnestiche, anche come si diceva l'altra volta, ogni ricordo cosciente per il soggetto, e bisogna pensare che sia un ricordo non autentico ma manipolato, sostituito, quindi ogni ricordo che il paziente può anche portare come un contributo all'analisi, purtroppo nella gran parte dei casi, se non sempre, è un falso ricordo, e sarà importante invece stabilire, arrivare anche a smascherare questi falsi ricordi. E le amnesie non sono mai isolate, si parla di catena di amnesie, infatti molte arrivano anche come un'onda lunga, anche a coinvolgere dei fatti recenti che sono come dimenticate. Quindi in questa lezione, dice Freud, abbiamo parlato molto di inconscio, e a questo proposito sappiamo che proprio l'inconscio è ciò che non piace, che non viene accettato, perlomeno ancora a quei tempi, perché gli dice: nel corso della storia l'umanità ha subito delle grandi mortificazioni. Una gli è venuta dal sistema copernicano, quando quindi ha realizzato che la Terra non era al centro dell'universo, poi della ricerca biologica, della filosofia di Darwin ad esempio, che ha incluso l'uomo come un comune appartenente al regno animale. Però la più grave, scottante mortificazione, per cui la megalomania dell'uomo viene ridimensionata, viene proprio dalla psicologia, per cui l'io non è un io libero, un io creatore, come l'io rinascimentale, insomma è il padrone, non è padrone in casa propria, ma deve fare assegnamento su scarse notizie riguardo alla sua stessa vita inconscia, e quindi questo spiegherebbe anche una ribellione non solo alle scienze precedenti, ma in particolare alla scienza della psicoanalisi. Nell'ultima lezione, che è l'ultima che vedremo oggi, che riguarda la resistenza e la rimozione, Freud cerca di analizzare la resistenza, perché l'analisi si gioca proprio sulle resistenze. Un trattamento analitico non è che una parabola che segue le modalità delle resistenze e la loro successione. E infatti l'intervento non è un intervento positivo che debba insegnare qualcosa, come anche magari possiamo dire negli indirizzi comportamentistici o che hanno a che fare su aspetti intellettuali, ma l'intervento del medico deve essere più che altro negativo nel senso di attaccare, di via via riuscire a portare il paziente a superare le sue resistenze.
E queste resistenze le definisce violenti, tenaci, persistenti per tutta la durata del trattamento, anche quando sembrano di averla girata, se possono sempre ritornare. Di solito anche quando si è giunti ad una fase importante di sblocco e di snodo, ecco che si riformano nuove resistenze. E quindi dice Freud, e questo sembra strano, pensate un po', dice, dovremmo credere che l'ammalato che soffre tanto per i suoi sintomi, facendo soffrire nel contempo le persone che gli sono vicine, che è pronto a sottostare a tanti sacrifici di tempo, denaro, fatica e autodisciplina per esserne liberato, proprio lui opporrebbe resistenza al suo soccorritore, quasi facesse l'interesse della sua malattia. E quindi dice, le resistenze infatti sono molto scaltre e sono anche difficili a volte da riconoscere per l'analista, perché appunto si tratta proprio di fenomeni proteiformi, egli dice. Si possono presentare in tanti modi, soprattutto come delle violazioni, delle deroghe alla regola fondamentale dell'analisi, che è quello di dire tutto, ma proprio tutto. Infatti spesso il paziente dice sì, tutto ho capito, però pensavo che questo non era degno di nota, oppure che era inaccettabile, che mi vergognavo a dirlo, e quindi in qualche modo trova degli escamotage per fare eccezione a questa regola fondamentale. Oppure ci può essere il paziente che è anche invitato a raccontare i propri sogni, non li ricorda, li ha dimenticati, o parla a fatica, e si vede che quindi anche questo non è libero di dire anche quello, perché Freud insiste di dire quello che arriva alla coscienza. Oppure lunghe pause possono anche essere significative di questa sua di queste forme di resistenza. E poi nel caso in particolare dei pazienti, dei malati di nevrosi ossessiva, le resistenze prenderanno la via dell'intellettualizzazione, e quindi anziché essere a contatto con i propri sentimenti, con i propri conflitti, il paziente comincerà a fare delle riflessioni, delle critiche al trattamento stesso, alla psicoanalisi, e si documenterà su queste varie teorie. E dice Freud, è una vera tempesta in un bicchiere d'acqua, perché poi in fondo le resistenze intellettuali non sono le peggiori. Questa ambivalenza spostata sul piano intellettuale sarà poi possibile anche poi riportarle a un'ambivalenza più profonda della personalità. E mentre più complesse, più ambigue sono le resistenze che hanno a che fare col transfert, con la traslazione. E infatti gli dice il paziente che è invitato a ricordare, a far rifare alla mente tutti i ricordi, invece ripete, più che ricordare coscientemente, ripete certi atteggiamenti che ha vissuto in precedenza. E quindi vi sono anche dei transfert sempre complessi, ma diversi, gli dice, a seconda se un uomo o se una donna. Nel caso della femminile, maschile, ecco che il transfert sembra una riedizione sempre del complesso edipico, nel quanto il paziente si ritrova un altro uomo più maturo, che si presenta come una personalità guida, più completa, e quindi rivive anche l'ambivalenza, la competizione col padre e anche questo onere della gratitudine verso questa figura, quindi questa ambivalenza profonda che molto spesso non viene facilmente riconosciuta. Se è una figura femminile, le donne, gli dice, sanno sfruttare magistralmente ai fini della resistenza una traslazione affettuosa di tonalità erotica sul medico. Quindi saranno delle complicazioni notevoli, perché sarà difficile poi riportare l'attenzione sui problemi del paziente, ma sarà anche un ausilio importante, perché proprio attraverso l'analisi di queste situazioni relazionali si potrà giungere alla conclusione che se sono una riedizione di esperienze vissute, rimaste sempre sepolte, attive nell'inconscio. E quindi
le resistenze di transfert evidenziano e mobilitano anche degli aspetti dell'io, del carattere, che sono diversi da ogni persona. E comunque tali resistenze non sono soltanto un effetto negativo, non sono soltanto una complicazione indesiderata, ma le resistenze devono esserci, devono venire alla luce. Il problema è sa renderle coscienti e quindi ritorna anche a citare Breuer, che dice: le resistenze, il sintomo è un sostituto di ciò che un tempo e in quel luogo non è stato portato a termine, quindi si è interrotto, e la resistenza ci indica dove è stato interrotto quel desiderio. E quindi gli alti e bassi dell'analisi sono rapportati sempre alti e bassi del transfert e delle resistenze, e che quindi dice che coinvolgono non soltanto l'inconscio, ma l'io, che non è all'oscuro del tutto di queste opposizioni. Quindi qui fa poi Freud un esempio famoso, no? Quindi rappresenta questa situazione psichica, e anche se si scusa perché essa potrà sembrare rozza, che è quella spaziale, e dice: paragoniamo il sistema dell'inconscio a una grande anticamera in cui gli impulsi psichici giostrano come singole entità. Attigua questa anticamera, avrà una stanza più piccola, una saletta, un salotto, dice, in cui risiede anche la coscienza, ma sulla soglia tra le due stanze esercita le proprie mansioni un guardiano che esamina, censura i singoli impulsi psichici e non li ammette nel salotto se non gli garbano. Quindi comprenderete subito, dice Freud, che non fa molta differenza se questi impulsi entrano o non entrano nella saletta della coscienza, cioè alcuni sono scacciati senza essere fatti entrare, quindi si ha la rimozione, altri possono essere scacciati successivamente, dopo è solo una questione di grado di vigilanza, e quindi sembra quindi riferirsi anche al sistema del preconscio. Quindi vediamo che la rimozione, comunque questa ipotesi, dice, sulla struttura dell'apparato psichico, ci permette di comprendere nello stesso tempo la formazione dei sogni e quella dei sintomi nevrotici, e ha un diritto incontrovertibile a essere presa in considerazione anche per la vita psichica normale. La rimozione è solo la condizione preliminare per lo sviluppo dei sintomi. Quindi qui poi termina questa lezione dicendo che bisogna tenere presente sempre la duplicità del sintomo nevrotico, che è sì una difesa dai desideri inaccettabili che provengono dall'inconscio, ma è anche un sostituto, è anche una gratificazione pur interrotta e pur limitata, che è diversa a seconda del quadro nevrotico. Nell'isteria il conflitto è tra le due parti, si concentra ed è rappresentato nello stesso sintomo, che è orientato più al soddisfacimento dell'impulso. Invece nella nevrosi ossessiva di solito il sintomo è bifasico, cioè consiste in due momenti, in due azioni, una successiva all'altra, che si annullano a vicenda, come rappresentato anche dagli stessi rituali, e sono più orientati verso i sintomi dell'ossessivo, verso più la negazione del desiderio, quindi una forma più di ascettismo che caratterizza queste personalità. Quindi arriviamo quindi a questa prima definizione, però gli dice: qui abbiamo citato spesso la sessualità, e quindi sarà giusto poi successivamente chiarire che cosa si intenda per veramente sessuale. Sì, quindi come dicevamo, qui in questa prima fase dello sviluppo della dottrina psicoanalitica i concetti fondamentali sono incentrati sulla una fenomenologia che dovrebbe riguardare l'esperienza interiore, che viene descritta secondo quello che è l'immediata percezione degli stati d'animo, delle idee, dei sentimenti di piacere, di dispiacere, degli stati d'animo penosi, come possono essere l'angoscia, la depressione, la tristezza.
tutti questi fatti vengono interpretati in funzione di determinati punti di riferimento che vengono presi come fattori determinanti sull'orientamento dell'esperienza psichica. L'esperienza psichica viene considerata comunque come un fatto di osservazione che dovrebbe trovare in se stessa, in questa dimensione della stessa psichicità, un suo significato, un suo valore, una sua possibilità di spiegazione, senza dover fare riferimento a quelli che sono i fatti che esistono in una dimensione diversa, è una dimensione biologica, fisicalizzata. E quindi questo è un punto fondamentale che mette la ricerca psicoanalitica in una posizione, come dicevamo, molto diversa rispetto alla ricerca biologica. E questo è ciò che viene sottolineato dallo stesso Freud. In questo caso assistiamo all'inizio, nell'ambito della psicopatologia, di una impostazione mentale di ricerca che considera l'esperienza psichica nei termini di un fatto autonomo rispetto ad altri ordini dei fatti che richiedono una spiegazione di tipo naturalistico. Però in questa posizione di Freud, che rivendica in definitiva l'autonomia dell'esperienza psichica, esiste sempre un margine di ambiguità, perché da un lato si rivendica questa necessità di considerare la psiche come un fatto che ha un suo significato, una sua logica, una sua quindi originalità rispetto ai fatti che invece sono da considerarsi come di ordine biologico o come di ordine fisico. Però, come vediamo, quando si cerca di ordinare questi fatti, di dare una spiegazione, e nasce poi la necessità di trovare questa spiegazione sempre su una base di carattere naturalistico. Ora, questo può dare una spiegazione anche della importanza rilevante che Freud attribuisce alla sessualità. Certamente la sessualità ha una sua importanza sotto un profilo conflittuale, e già per le sue caratteristiche tipiche che si presentano ricche delle più diverse contraddizioni. Noi sappiamo come dal punto di vista emotivo, soprattutto sul piano proprio dei sentimenti, nella sessualità si presentano le più opposte forme di valori e di disvalori. Nella sessualità, nella forma dell'amore sublimato o della manifestazione dei sentimenti più elevati, e abbiamo delle rappresentazioni che portano l'uomo ad esaltarsi, a considerarsi di ordine capace di vivere i sentimenti di ordine più elevato, e nello stesso tempo nella sessualità sappiamo che si collegano rappresentazioni e stati d'animo che fanno capo al sentimento dell'obbrobrioso, dello sporco, dell'aido, del degradante. E quindi è chiaro che è comprensibile che in una sorta di esperienza nelle quali le contraddizioni si presentano in maniera così esasperata ci sia un terreno che è fertile per qualsiasi tipo di conflitto, soprattutto se questi sentimenti, che da un lato fanno capo all'egocentrismo o alla degradazione, mentre dall'altro capo fanno capo all'altruismo e all'elevazione
l'azione dello spirito si trovano tra di loro in contrasto, soprattutto quando poi si riferiscono a delle dei rapporti interpersonali che sono di vitale importanza per l'individuo bambino, perché poi questo scontro di sentimenti e di emozioni che hanno delle valenze diametralmente opposte vengono polarizzate sulle prime immagini delle personalità, che, delle persone che hanno cura del bambino, cioè sui genitori, i quali sono nello stesso tempo immagini sacrali e figure sacrali, e nello stesso tempo figure minacciose, dal quale il bambino teme punizioni, teme di essere redarguito o addirittura di poter essere cacciato, di poter essere delegittimato. E quindi a tutte queste sentimenti che hanno una caratteristica antitetica e contraddittoria, e poi si aggiungono i problemi anche della legittimazione della propria presenza nel mondo, e questa legittimazione deve essere data da queste figure genitoriali, i quali devono valutare se il bambino è buono o cattivo, e il bambino che si occupa e si interessa di certe cose che sono ritenute sporche, sono ritenute abominevoli, è un bambino cattivo, e il bambino invece per essere buono deve essere emendarsi e deve ripulirsi da tutto ciò che è laido, da tutto ciò che è sporco, da tutto ciò che è degradante. Ecco, quindi i riti di purificazione, il timore dello sporco, dell'obbrobrioso, il timore della condanna, dello stracismo, della emarginazione, e sono tutti collegati con esperienze che hanno un collegamento poi con la sessualità, che di volta in volta viene considerata o come un valore positivo oppure un disvalore assolutamente negativo. E quindi è difficile poter conciliare queste contraddizioni, ma questa conciliazione dove può avvenire? Può avvenire eventualmente soltanto in rapporto alla possibilità della personalità di mediare queste contraddizioni, di trovare una conciliazione tra i diversi opposti e di trovare perciò anche una formula di accettazione per quanto riguarda questo tipo di esperienza, che deve collegarsi poi con l'integrazione di tutti i sentimenti e di tutte le altre componenti emotive che fanno parte integrante della personalità. E quindi dal nostro punto di vista tutte queste problematiche che vengono messe in evidenza dall'analisi freudiana hanno certamente una notevole importanza appunto in ragione del carattere contraddittorio che presentano, che è una contraddittorietà che però ha un significato, ha un valore, in quanto sia sempre riferita ad un io, a un soggetto, ad una personalità, perché è chiaro che sul piano della natura questi contrasti non hanno ragione di esistere e non esistono. E in definitiva, in natura non si può parlare né di pulito né di sporco, né di buono né di cattivo. La natura è quello che è e segue le sue leggi, e in natura non c'è né il buono né il cattivo, non c'è né il pulito né lo sporco, non c'è l'elevato né il degradato. Tutto ha un suo valore perché tutto segue le regole, le leggi della necessità naturale. E quindi è proprio questo un campo in cui si presenta con maggiore evidenza la necessità di questa distinzione tra ciò che è la valutazione di tipo naturalistico che noi diamo alle cose, al mondo, alla nostra stessa posizione nel mondo, e una valutazione invece che fa capo alla nostra soggettività, al nostro io, soprattutto alla vita emotiva, ai sentimenti, perché sul piano dei sentimenti che si pone questo contrasto di valori, e si pone il contrasto tra il bello e il brutto, tra il pulito e lo sporco, tra ciò che è nobile e ciò che invece
degenerato o ignobile tra ciò che può essere considerato legittimabile e ciò che invece non è legittimabile, e sono tutti valori che fanno capo al sentimento, non fanno capo al pensiero naturalistico, perché sul piano della ricerca, della conoscenza naturalistica, noi concepiamo il mondo in termini di pura estensione, in termini di causalità, e quando noi riusciamo a stabilire delle leggi di necessità codificate in termini matematici, diciamo che la nostra valutazione del mondo è buona, e il mondo poi non è né buono né cattivo, il mondo è quello che è, e il mondo è retto da regole razionali, e tutto ciò che avviene avviene sempre in funzione di regole basate sul principio di necessità, e quindi il mondo è quello che è. Non è che noi possiamo dire neanche che una malattia sia buona o sia cattiva. Per chi osserva il mondo, i fenomeni naturali, anche la lebbra, anche la peste bubonica hanno una loro legittimità e una loro ragione di essere, e in quanto hanno una loro ragione di essere, sono cose che, se non vogliamo definirle buone, perché buono è un termine che fa riferimento al nostro sentimento, le definiamo sempre in termini di razionalità. Tutto sono dei fatti che hanno una loro posizione nel mondo, così come in un'equazione matematica i diversi termini devono condurre alla dimostrazione di un'assoluta equivalenza. Il mondo è un'enorme equazione matematica in cui ogni variabile ha la sua posizione, che è quella, non può essere che quella, perché nell'ordine universale ogni elemento ha ragione di essere che è universale, che è necessaria. Quindi in definitiva il problema che noi dobbiamo prendere in considerazione quando parliamo dell'esperienza psichica non potrà essere riferita ai fatti naturali, perché dal punto di vista naturale, qualora noi vogliamo applicare le regole e i principi del naturalismo, anche i fatti psichici allora dovrebbero essere tradotti in termini fisicalizzati, dovrebbero essere tradotti in termini fisiologici, e ovviamente da questo punto di vista si potranno trovare le cause di un disturbo, si potranno anche non trovare le cause, ma in definitiva si presupporrà sempre che la spiegazione debba venire necessariamente da un terreno di carattere fisiologico e biologico e fisicalizzato. Quindi questo è il presupposto del naturalismo dal punto di vista più rigoroso e più coerente, ed è questa la posizione che praticamente è sempre esistita negli ambienti della medicina ufficiale, per cui si può trovare in questi ambienti anche una tolleranza per quanto riguarda le forme di spiegazione, di chiarificazione da un punto di vista propriamente psicologico, però si concepiranno sempre queste forme di spiegazione su un terreno psicologico come delle forme provvisorie, che dovranno essere poi sostituite da una terminologia più rigorosamente scientifica, perché ciò che è psichico si parte dal principio che sia un semplice epifenomeno del fatto fisico. Quindi questo è un a priori che viene stabilito da chi segue i canoni della ricerca della medicina biologica, ed è un canone al quale in ultima analisi, come vedremo poi, viene a cadere la stessa dottrina freudiana, perché è lo stesso Freud che in che modo opera quando tratta della sessualità.
viene a trovarsi di fronte ad una biforcazione. Come abbiamo già detto, la sessualità può essere considerata o da un punto di vista interiorizzato, come dicevamo poco fa, e dal punto di vista interiorizzato noi vediamo che nella sessualità c'è una tale ricchezza di contraddizioni, le più estreme, e per le quali non è difficile comprendere perché questo sia un terreno dal quale nascono i maggiori conflitti psichici. È perfettamente spiegabile, perché se guardiamo i contrasti che ci sono dal punto di vista emotivo e anche dal punto di vista rappresentativo di tutto ciò che riguarda la sessualità, vediamo che ciò che è più alto e ciò che è più basso dell'essere umano converge in questa grande tematica, in questo grande scenario della sessualità. E qui abbiamo le più violente contraddizioni. Ma queste contraddizioni scompaiono istantaneamente se noi passiamo a considerare la sessualità come un fatto biologico. Dal punto di vista biologico, la sessualità che cos'è? Non è che una serie di operazioni, di comportamenti o di rappresentazioni morfologiche dalle quali dipende in definitiva la riproduzione dell'individuo, il quale è un individuo che appartiene alla specie e si riproduce secondo certe modalità che sono descritte dalla biologia e che quindi fanno parte della scienza, dove non ci sono né drammi né conflitti né contrasti, e tutto procede secondo quelle leggi che sono stabilite dalla natura. Ma appunto per questo è necessario e fondamentale stabilire questa diversità metodologica per poter capire e darci ragione di questo tipo di fenomeni, perché se questi fenomeni che sono definiti come sessualità vengono concepiti secondo criteri di carattere naturalistico, è chiaro che non c'è conflitto, non c'è contrasto, non c'è dramma e non c'è nessun motivo di vedere, di cercare in questi fenomeni le origini di una situazione conflittuale come quella delle nevrosi o delle psicosi. Ma se noi passiamo da questa dimensione alla dimensione interiore del soggetto, con i suoi contrasti, con i suoi conflitti, con i suoi valori e con le sue correlazioni sul piano non solo rappresentativo ma soprattutto emotivo, sul piano dei sentimenti, allora vediamo che non c'è da stupirsi che in Freud, da parte di Freud, si sia trovato che in queste esperienze potevano raggiungersi tali gradi di contraddizione, di tensione, di conflitto da suscitare una situazione di tracollo della personalità, quindi si potevano generare delle scissioni nella personalità, che la personalità poteva negare la legittimità di una parte di se stessa, poteva relegarla in una zona della quale non voleva più avere notizia, per cui da tutte queste condizioni di conflitto intimo, di rifiuto di una parte di sé, di una delegittimazione di una parte di sé, di una non voler sapere, di non voler conoscere questa parte di sé, possa scaturire quel fenomeno che appunto nella psicoanalisi viene chiamato inconscio, che del resto in certi casi Freud ci vuole rappresentare in termini piuttosto grossolani, topici, come una stanza che se ne sta separata da un'altra stanza, tra le due c'è il guardiano che interdice l'accesso di certi contenuti, però in altri casi abbiamo visto che fa anche degli esempi molto più calzanti, come quando definisce appunto l'inconscio come un altro, un'altra persona che è noi stessi, alla quale noi non riconosciamo la stessa legittimità che riconosciamo a certi altri aspetti della nostra personalità. E allora, in questo caso, non trattiamo più il problema da un punto di vista naturalistico, da un punto di vista positivistico, da un punto di vista di localizzazioni cerebrali. Lo trattiamo, come dicevamo, da un punto di vista dialettico. Partiamo da un'esperienza che in noi si presenta con caratteristiche conflittuali, con caratteristiche contraddittorie, nelle quali esiste la grande contrapposizione tra il principio del piacere e il principio della realtà, del quale parla Freud, e ne parla in questo in determinati casi in termini propriamente psicologistici,
e in altri casi sembra invece parlarne in termini metafisici o in termini naturalistici. Ma in realtà, se noi parliamo di piacere, ogni volta che parliamo di piacere parliamo di un piacere che deve fare riferimento al soggetto, ad un io, perché un piacere che sia separato da un io, che sia separato da un soggetto, in pratica non è piacere. E noi sappiamo che per poter dare una spiegazione di tipo naturalistico al problema del piacere, Freud fa riferimento a delle esemplificazioni di carattere fisicalistico e ritiene che il piacere debba essere collegato necessariamente ad uno stato di distensione o ad uno stato di scarico di determinate pulsioni, come quando appunto l'organismo biologico che è sovraccarico di libido prova piacere quando questa libido viene scaricata. Ma in questo caso, se noi consideriamo l'organismo biologico come un fatto puramente fisico, come una sorta di pentola a pressione dalla quale fuoriesce del vapore e si scarica la tensione interna, noi non possiamo attribuire nessun piacere ad un sistema di carattere fisicalizzato. Per parlare di piacere dobbiamo innanzitutto fare un riferimento alla nostra esperienza interiore e verificare quali sono le condizioni che rendono possibile questo piacere, o che portano ad una limitazione di questo piacere, o che addirittura convertono questo piacere in un dispiacere. E per poter convertire il piacere in un dispiacere ci deve essere una modalità dialettica di conversione, come quando appunto l'individuo vede il piacere come un pericolo, quindi immagina che una certa concessione a questo suo desiderio di appagamento, a questa sua ricerca del piacere, possa comportargli o una punizione, o una maledizione, o un'interdizione, o un sentimento di colpa. Ma tutti questi fenomeni non sono traducibili in termini fisicalizzati, sono sempre appartenenti ad un'esperienza interiore che presuppone un io, una personalità, un equilibrio tra sentimenti o analoghi o differenti, oppure addirittura contrapposti. Allora noi assistiamo appunto ad uno scontro di opposti valori, di opposti sentimenti, di opposte esigenze, di opposti fini e ideali della personalità. Per cui, trattando questi argomenti, è evidente che si pone necessariamente, a prioristicamente, la necessità di una teoria della personalità. Quindi, che cosa possiamo dire di questa impostazione del pensiero freudiano? Che questa impostazione ci introduce certamente ad una maggiore valorizzazione dell'esperienza interiore e ci introduce verso la necessità di conferire a questa esperienza interiore una maggiore autonomia, anzi di riconoscere questa esperienza interiore come la fonte, come la via per poter spiegare anche quelli che sono i conflitti, le nevrosi, le psicosi, tutto ciò che appartiene al mondo della psicopatologia. Però perché ciò possa avvenire realmente e non fittiziamente è necessario un chiarimento metodologico. Cioè, in quale dimensione noi dobbiamo collocare questi fenomeni conflittuali pertinenti alla nostra esperienza psichica? E Freud giustamente mette in evidenza come questi fenomeni sono conflittuali, in quanto sembra che innanzitutto l'individuo non li voglia riconoscere, quindi li respinge, avverte qualche cosa che turba il suo equilibrio interno e quindi si volta dall'altra parte. In questo caso il problema che si presenta viene ad essere rifiutato, viene ad essere ignorato. Ignorare il problema cosa significa? Toglierlo dalla sfera della propria coscienza. E questo non significa però eliminarlo, perché il problema non risolto è un problema che preme, è il problema che induce il soggetto ad una condizione insostenibile di disagio, di limitazione. E quindi è necessario per il soggetto in qualche modo prendere in considerazione il problema
E Freud mette in evidenza come questo problema non risolto, questa personalità che viene ad essere tagliata fuori dal contesto della personalità totale, è lì, è sempre lì, è pronta a chiedere ragione di determinate situazioni che non sono state ancora risolte e che devono essere risolte. E in questo caso abbiamo quel fenomeno di scissione della personalità che, alla quale Freud tende a dare una spiegazione attraverso la teoria dell'inconscio. Ma che cos'è questo inconscio? Non è una camera che se ne sta accanto ad un'altra camera, è qualcuno che parla, come è stato del resto anche segnalato da altri autori, è un altro, ma questo altro è quello di cui parla lo stesso Freud, perché nel suo testo sull'inconscio Freud fa presente questa caratteristica dell'esperienza inconscia. E perché questo inconscio è inconscio e non diventa conscio? Perché c'è qualcuno che non lo vuole legittimare, non lo vuole accettare, lo vuole respingere, perché evidentemente questo qualcuno vuole avere un'immagine di sé, una rappresentazione di sé che deve avere certe caratteristiche, generalmente caratteristiche nobilitanti, caratteristiche che fanno riferimento ai valori del bello, del buono, del santo, del giusto, non lo vuole sapere di vedere invece gli aspetti deteriori di se stesso, della sua personalità, gli aspetti più problematici, quelli che vorrebbe ignorare sempre perché è abbacinato da questa immagine di sé come un ideale di perfezione. E quindi evidentemente tutti questi ideali di perfezione, questi ideali di bellezza, di giustizia, di santità, di razionalità, di ordine, sono tutti ideali che chiaramente hanno un loro valore, hanno una loro importanza e giocano una parte importante e quindi anche nella cosiddetta rimozione, cioè che è poi un rifiuto di aspetti, di quelle parti della personalità che non sono giudicati decenti o accettabili da un punto di vista di questi ideali che sono ideali universali in cui la propria persona si sente gratificata e si sente come una figura che è simile agli dèi, perché l'uomo in definitiva che cosa aspira? Aspira sempre alla perfezione, aspira sempre ad avere di sé un'immagine divinizzata e questa immagine divinizzata può apparire in qualche modo guastata o sporcata da altri aspetti che sono invece meno nobilitanti e meno esaltanti. E quindi esiste un conflitto che fa parte di quella che è l'esperienza dell'essere umano, ma non dell'essere umano come essere biologico o specie specie biologica, sia che questa specie sia stata creata da Dio o che sia il frutto dell'evoluzione naturale. Queste sono rappresentazioni che possiamo definire asettiche, possiamo definirle come delle rappresentazioni che appunto, avendo un carattere naturalistico, fanno parte di una dimensione che è indipendente da noi e che dove non esiste né il bene né il male, esiste soltanto la pura razionalità. La natura, in quanto natura, è pura razionalità. E se questa razionalità è sinonimo di bene, tutto ciò che nel mondo esiste è buono, come del resto sosteneva Spinoza e sosteneva Leibniz, perché togliendo l'uomo, togliendo i suoi sentimenti, togliendo le sue contraddizioni, non resta che un perfetto ordine geometrico nella natura. Da che cosa dipende il male, la sofferenza, il piacere o il dolore, l'esaltazione o la depressione? E dipende dai sentimenti umani, dipende dalla contraddizione in cui vive l'uomo, il quale è soggetto, ma deve contrapporsi ad un oggetto, questo oggetto è la sua limitazione, è un oggetto che deve essere
d'altra parte reintegrato col soggetto, ma in questo lavoro di alienazione e di reintegrazione ci passa tutto l'universo dei sentimenti umani, dei suoi valori, della sua necessità di realizzazione in una maniera accettabile, sia dal punto di vista dell'ideale interiore dell'io, sia da parte di quell'ideale che è stato costituito nella società. E di qui appunto il conflitto, di cui anche la necessità di dare ragione di questo conflitto in termini che siano metodicamente accettabili. Perché è chiaro, se noi vogliamo affrontare questo conflitto con una metodologia naturalistica, non ne verremo mai a capo. Quindi questo lo vede chiaramente anche Freud sin dagli inizi. Noi dobbiamo vedere questi problemi da un punto di vista che sia costitutivamente inerente alla problematica di questi fatti. Se noi chiamiamo in causa la biologia, non possiamo capire che cosa sia la sofferenza psichica, che cosa sia l'esigenza del piacere, di appagamento del desiderio, e soprattutto non possiamo capire che cosa sia la personalità umana. La personalità non si può comprendere, non si può capire da un punto di vista naturalistico. E su questo è chiaro, come abbiamo visto, converge anche la posizione di uno Jaspers, il quale che cosa dice? E se noi spieghiamo secondo i principi di causalità, secondo i principi di causalità noi possiamo creare delle bellissime teorie, creiamo delle teorie di tipo naturalistico, ma non sappiamo che cosa è l'uomo, che cos'è la sua interiorità, che cos'è la sua problematica interiore. E da questo punto di vista però tutti e due questi autori si dichiarano praticamente impotenti a trovare il bandolo della matassa, perché in Freud vediamo che in un primo momento si afferma il primato dell'esperienza psichica per poter spiegare che cos'è l'uomo nel suo contrasto tra conscio e inconscio, tra principio del piacere, principio della realtà, tra idealizzazione, sublimazione, degradazione dell'uomo, eccetera. E tutto questo non lo si può capire in termini neurologistici. Ma poi assistiamo ad una riduzione di tutte queste problematiche sempre ad un terreno biologistico, perché Freud, per poter spiegare per esempio il principio del piacere, i contrasti, le lotte del sentimento sul piano della sessualità, che cosa fa ricorso? Fa ricorso alla teoria della libido, e questa libido viene immaginata come un'energia, una forza di carattere naturale che si deve scaricare, e se si deve scaricare deve rispettare determinate leggi che sono le leggi dell'omeostasi, e quindi in definitiva la spiegazione anche ultima di quelli che sono i conflitti nevrotici, dove bisognerà cercarli su un piano economicistico, e quindi già qui vediamo come Freud è già orientato in maniera decisiva verso una spiegazione economica del fenomeno nevrotico. Spiegazione economica significa che esiste nel sistema dell'organismo un certo equilibrio di queste cariche di carattere libidico, e queste cariche idealmente, se si dovesse realizzare pienamente il progetto della natura, dovrebbero essere scaricate. L'organismo dovrebbe essere un organismo vuoto, senza tensioni. E tutto ciò che è organico, tutto ciò che è vita, dovrebbe ridursi allo stato della natura inanimata, ad una fisicalizzazione pura. Quindi a questo punto viene ad essere negata l'originalità della vita psichica, e tutto viene ricondotto ad una metafisica naturalistica, della indifferenziazione e della negazione di ciò che è propriamente psichico. In Jaspers assistiamo ad un orientamento differente. Anche qui si afferma l'originalità della psichicità in tutte le sue
possibili varianti, in tutte le sue possibili manifestazioni e in tutte le sue possibili espressioni, ma tutto ciò viene considerato incompatibile con una teorizzazione di tipo naturalistico. Quindi l'uomo che appartiene a questa dimensione dello psichico e che vive questa esperienza come esperienza interiore può in qualche modo dare una spiegazione di questa sua esperienza facendo un riferimento alla trascendenza. È solo nella trascendenza che si può riconoscere la legittimità di questa originalità psichica. Perché? Perché l'essere psichico riceve questa sua originalità non da qualcosa che detiene dentro di sé, ma da qualche cosa che riceve dalla trascendenza. E quindi abbiamo qui un'immagine sdoppiata dell'uomo, per cui l'uomo da un lato è un fatto fisico, appartiene alla natura, dall'altro lato appartiene alla trascendenza. Da ciò deriva che però anche qui non possiamo avere una teoria della personalità, perché in questo caso o facciamo una teorizzazione di carattere fisico-biologico e ci fermiamo a questa teorizzazione e diciamo l'uomo non è altro che un fatto fisico, non è altro che un apparato biologico, un sistema cerebrale, un sistema digerente, un sistema cardiovascolare e respiratorio, i fatti psichici sono un epifenomeno dei circuiti neuronali. Studiando i circuiti neuronali non abbiamo bisogno di andare a cercare spiriti, anime e tutto il resto, e ci fermiamo a questo livello. Ma se vogliamo fare una psicopatologia che abbia una sua autenticità, sostiene lo Jaspers, dobbiamo vedere queste esperienze psichiche come fatti vissuti da un soggetto interiore, da un io. Ma che cos'è questo io e che cos'è questo soggetto? Noi non possiamo saperlo, perché nella sua essenza ultima questo io, questo soggetto rinvia alla trascendenza, e quindi qui non possiamo avere le basi per creare una teoria della personalità. E allora in che modo noi pensiamo che si possa creare una teoria della personalità? Rimanendo sempre fermi alla posizione del soggetto, alla sua interiorità, in tutta la miriade delle sue contraddizioni. La contraddizione fondamentale naturalmente è quella della contrapposizione di soggetto e di oggetto, per cui di fronte al soggetto tutto il resto è negazione del soggetto. Ma in questa negazione del soggetto esistono una molteplicità infinita di determinazioni, per cui il soggetto può sentirsi negato in tutte le modalità possibili. Naturalmente fondamentalmente il soggetto si sente negato quando gli viene negata la sua aspirazione al piacere, perché questa è la forma più elementare di autoaffermazione. E quindi qui si spiega l'importanza che può essere data ad una teoria della sessualità per la costituzione della sofferenza nevrotica, del sintomo nevrotico e in generale per tutta la psicopatologia che fa capo alle nevrosi.